La nostra aspirazione è che si vada davvero verso un servizio civile europeo, però non è ancora così, ma è già uno step avanti. Abbiamo una proposta che è nata da Juncker e che poi è stata trasformata in un regolamento della Commissione europea. Il Parlamento in Commissione Cultura l'abbiamo abbastanza cambiata a partire dal nome, per cui dovrebbe chiamarsi non più Corpo Europeo di Solidarietà, ma Servizio di Volontariato e di Solidarietà Europeo, perché non vogliamo perdere il termine volontariato, che era il vecchio programma, e che prevede che cosa? Prevede che da qui al 2020 ci saranno almeno 100.000 ragazzi che avranno questa esperienza, perché sarà reso molto più accessibile, già online una piattaforma, un sito accessibile dai ragazzi che si vogliono iscrivere dando la loro disponibilità a fare un'esperienza di volontariato e alle organizzazioni che sono ritenute idonee per poterli ospitare o per poterli mandare, preparare prima di mandarli. È un'esperienza che possono fare per ora fino al 2020 nei paesi europei e dello spazio europeo, poi una volta che finisce la fase di transizione del vecchio servizio volontariato anche nei paesi terzi, perché bisogna fare i nuovi accordi bilaterali, ed è soprattutto un'esperienza che deve avere tre caratteristiche: nell'ambito del no profit o delle imprese sociali, sono progetti che possono essere molto articolati da 2 mesi fino a 1 anno, ci sono dentro anche una piccola quota anche di possibilità di lavori e di borse di studio, di trainership, quindi di tirocini, e soprattutto che sarà un'esperienza fatta insieme con altri ragazzi europei. Cioè, noi diciamo che deve essere sempre, anche nella dimensione locale, per esempio Norcia è successo questo, esperienza è già in corso come progetto pilota, abbiamo visto ragazzi di vari paesi che si occupavano in quel caso di un sostegno alla popolazione terremotata. Possono essere impiegati sulla base dell'incrocio delle proposte, dei progetti che presenteranno le organizzazioni e della richiesta che vengono dai ragazzi, quindi si potranno incrociare attraverso anche le agenzie nazionali dei giovani che faranno i bandi, e potranno fare in diversi ambiti, dalla povertà agli homeless, alla solidarietà in ambito ambientale, penso anche al tema dell'aiuto alle situazioni di bambini o famiglie in difficoltà, o anche interventi che possono essere fatti come volontariato proattivo, penso anche alla cultura, ci sono tantissimi servizi culturali che possono essere garantiti, ma la cosa importante è che diventa un'esperienza di cittadinanza europea, di formazione formale e informale, e saranno riconosciuti nello Youth Pass e anche nell'Euro Pass le competenze che hanno maturato, e sicuramente sarà un esercito positivo di ragazzi e ragazze che riporterà nei loro paesi uno spirito più europeo, farà bene all'Europa, farà bene anche a creare ponti e non muri, che aiuterà anche quelle società civili di alcuni paesi che non hanno ancora maturato esperienze di volontariato a far crescere questa esperienza. E io mi auguro che alla fine tutti i paesi europei, non solo una parte come succede oggi, si dotino di leggi nazionali per il volontariato. Questo credo che sia qualcosa che farà benissimo a ridare un senso di speranza, di solidarietà e di comunità al nostro continente.